non c'è più nessuno. Ma dove sono finiti tutti? Ragazzi, se ne saranno andati, siamo rimasti come tre fessi qua, toccherà fatti in tre. Sì, ma non doveva venire anche Davide? Sì, ma quello è come al solito, sta sempre in ritardo. E vabbè, allora facciamo team building. Iniziate a fare team building, però iniziate voi perché io già sono stanco, eh. Andrea. Ti pareva? Ho capito, dai, forza, su. Ok. Forza ragazzi, forza, un po' più d'enfasi, eh. Che è team building questo, andiamo. Dai, mi raccomando. Io ce la faccio. Ma non vale, guarda Andrea. Ma dai, dai, è facile, forza. Non ci tocco. Ma certo non ci tocco, che faccio, non ci tocco. Che morbido. Pronto? Ciao Davide. Vabbè dai, ti aspettiamo, ok? Ciao. Cioè, ma io sono caduta? Era Davide. Ho capito, ma ti pare normale? Era Davide. E io ero in aria. Ma era Davide. E io ero in aria. Ma Davide quindi arriva. Ma tanto è soltanto erba, che ti frega? Che ti frega? È soltanto erba, che ti frega? Ah, non ce la faccio più. Mamma mia, chi lo dice? Ma chi lo dice? Non hai fatto un cavolo. A proposito, non fa niente, guarda che sta arrivando. Oh, ciao ragazzi. Ma era ora, eh? Ho avuto un po' di problemi. Com'è andata? Una fatica. Già, soprattutto Andrea. Allora ragazzi, il team siamo noi. Adesso è veramente il momento di tirare fuori le idee. Scusa un attimo, eh. C'è da fare? Cioè, arrivo subito? No, mi stanno chiamando. No ragazzi, vabbè. Ci vediamo a casa d'Andrea. A posto, perfetto. Molto bene. Un'applicazione per ristoranti. Sì! Dai, mangia! Già è stata fatta. Oh, ma cioè, non ho mai pensato nessuno ai vecchi, invece, eh? Sono a letto di vecchi? Ci si pensa? Cosa? Non c'è! No, non ci sono questi qua. Bello, peccato che non è scalabile. Però potremmo pensare a qualcosa per il dopo. Cioè? Cioè, per quando uno muore. Beh ragazzi, allora sul nome ci siamo, abbiamo mandato le 100 prove ad Augusto, però c'è qualche problema con le metriche. Voi come siete messi? Male. Io non trovo nulla, è un casino. Ma è sicuro, è morto proprio solo lui? No, cioè pace all'anima sua, figuriamoci, ma come li mortacci? Basta chiamare però, cioè è impossibile. Come facciamo con le metriche? Ragazzi, c'è la soluzione. Chiamiamo le pompe funebri, meglio di loro chi le sa le metriche. Oh, figata, bravo, chiama, va? Perché devo chiamare io? Guarda, agenzia funebre. Sì, salve. Senta, no, tutti bene, no, davvero, grazie. No, stiamo benissimo. Senta, no, volevo sapere più o meno, no, per capire, è un dato di mercato, sì, quanti funerali fate al giorno? Sì, grazie. No, a posto così, grazie. Che dici? Dice 15. No ragazzi, qui non ci siamo. Ci vuole un modo per aumentare le metriche. Ma come facciamo ad aumentare le metriche? Non è che può morire più gente per noi. Explain.
ragazzi? Io sono distrutto. Cotto. Vabbè, comunque non è male, io lo dico. No, oh, anzi, è abbastanza bello, mi sembra. Ah, lui mi sembra un picciato bene. No, no, è bomba proprio. Cioè, sì, ragazzi. Bravo, bravo. Secondo me è uno dei migliori, ragazzi, vorrei dirlo così. State scherzando? Nessuno aveva capito l'idea. L'unico che avrebbe investito, l'ho visto io, era appena tornato dal bagno. A Roberto gli abbiamo scritto informations. Le slide erano troppo cupe e erano piene di croci. E Augusto l'abbiamo fatta super cazzola. Ragazzi, è un disastro, una tragedia. Mi sa che siamo fuori da un action lab. Siamo arrivati al gabbio. Vabbè, tranquilli che tanto ci sta pensando un tutto sotto controllo. Ragazzi, state al fresco? Pure qua tira un'arietta. Nonna, devo richiamarti perché sto facendo delle cose, ci sentiamo magari verso stasera? Facendo cose, sto vedendo gente. Andrea, ok. Vabbè. Sì, nonna, sto faticando. Ciao, nonna. Ciao.